Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Sapienti e dotti ce ne sono sempre stati al mondo. Ce ne sono anche oggi. Oggi forse è ancora più facile incappare in sapienti e dotti che non sono alla fin fine né dotti né sapienti. Ti rendo lode, o Padre, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti, ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Così si esprime Gesù nel Vangelo di questa domenica. Le cose che Dio rivela ai piccoli sono quelle che Gesù fa e dice nel Vangelo. Il regno che Dio va costruendo tra noi con discrezione e con fedeltà. La fatica del vivere che con Gesù insieme a noi diventa meno pesante. Il sacrificio di essere fedeli al Vangelo che con lui si affronta con dignità. Ecco le cose che Dio ha nascosto ai sapienti, ai dotti e ha invece svelato ai piccoli. E chi sono questi piccoli? Quelli che Gesù ha attorno a sé e quando parla pendono dalle sue labbra perché gli ha dato fiducia. Questo non è uno dei soliti che ne sa una pagina più del libro, pensano. Questo qui non ha l'aria di prendersi in giro. I sapienti e i dotti danno fastidio quando pretendono di insegnare cose sulle quali non sono assolutamente competenti. A riguardo di Dio, ad esempio, Dio è mistero. Non è un oggetto da sezionare in laboratorio o da svendere su una bancarella. No, nessuno al mondo può dire qualcosa su Dio. Solo Lui può parlarci di se stesso. E l'ha fatto per mezzo di suo Figlio. Nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà farlo conoscere. È Gesù Cristo quel Figlio. Quando si decide di dare davvero fiducia a Lui, allora che Dio sia mistero non fa più problema, perché il nucleo centrale di quel mistero è l'amore, di un padre. Ma è Gesù che ce lo fa sperimentare. Occorre aderire a Lui con fiducia incondizionata. Allora si tocca con mano che il Vangelo non è affatto un peso che schiaccia. È un giogo che si porta liberamente, anzi con ebbrezza. Che la fedeltà a quello che ci insegna il Signore costa fatica, sì, ma una fatica che è bello provare. Queste però sono cose che possono sperimentare solo quei piccoli dei quali ci parla il Vangelo. E allora auguriamoci di far parte di questa categoria, l'unica in grado di conoscere davvero qualcosa di Dio. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.